Incontro Chiara Catalano, ciao Chiara, desidero parlare con te e far sapere a quanto più gente possibile qual è e cos'è l'endometriosi e quante persone ne soffrono e perché si conosce così poco. Allora, partiamo semplicemente nel dire endo che? Questa è la tipica domanda che ogni giorno tutte le donne, e mi metto anch'io, noi donne, ci sentiamo fare da tutti quando parliamo della nostra malattia. È una malattia cosiddetta del secolo, che viene definita anche il tumore bianco, nel senso che è una malattia che fondamentalmente ruba veramente il corpo e l'anima. Soprattutto l'anima, perché è una malattia molto psicologica, sicuramente che colpisce, ovviamente colpendo quello che è l'essere donna in tutto e per tutto, ed è una malattia che, di cui ancora non ci sono scoperte, le vere cause. Ci sono diverse scuole di pensiero, c'è cioè una scuola di pensiero che valuta che possono essere delle malattie ereditarie, quindi che parta proprio dalla gestazione, quindi quando tu sei, cioè quando tua madre, quando sei diciamo dentro l'utero della mamma, che si possa essere spezzato qualche parte dell'endometrio, perché spiego, endometriosi perché noi donne abbiamo l'utero rivestito da una parete che si chiama endometrio. Questo endometrio durante ogni diciamo ciclo mensile si viene a smembrare e quindi praticamente dà a noi quella settimana tra virgolette di fastidio, perché solo noi donne capiamo cosa significano quelle settimane di fastidio mensili. In questo caso però della malattia questi smembramenti dell'utero, cosa succede? Diciamo, fuoriescono dall'utero e incominciano a colpire tutti gli organi non interni. Ovviamente parte dall'apparato ginecologico, ma per poi colpire anche tanti altri organi, quali il colon, quali i reni, quali gli ureteri, quali l'uretra. E molte volte anche il sistema neurologico, perché molto spesso si annidano le cosiddette noduli di endometriosi proprio sui nervi, formando proprio delle aderenze, formando una sorta di ragnatela, quindi è come se avessimo delle ragnatele di sangue all'interno del corpo, collegando e quindi legando tra di loro tutti gli organi, quindi creando questo ammasso proprio. Ci sono 3,5 milioni di Ci sono donne. circa 3 milioni e mezzo di donne che in Italia soffrono di questa malattia e che ogni giorno si vedono privare di quella che molte volte è la qualità della propria vita, perché è una Questo malattia. incide anche sulla fertilità. Incide soprattutto, diciamo, una delle cause principali dell'endometriosi è proprio l'infertilità. Oggi è vero che la ricerca è andata avanti, quindi ci sono tanti metodi che aiutano, soprattutto tanti centri di studio e di ricerca che aiutano noi donne a poter superare questo inghippo, che è appunto è quello principale, ovviamente, che colpisce quando dicevo e parlavo dell'anima, però ci sono purtroppo ancora molti, molti step da raggiungere. Certo. Pochi sono i centri di specializzazione, pochi sono i centri di ricerca di questa malattia, in Sicilia non ne È abbiamo poca quasi mai. assistenza Poca anche pubblica. informazione Senta, al soprattutto. Parlamento mi sembra che sta succedendo qualcosa rispetto Sì, a ci sono questa problematica. finalmente dei movimenti, diciamo, delle rivincite che noi donne stiamo cercando di ottenere, perché si parte da una lotta da circa dal 1998, che è delle associazioni importanti a livello nazionale, che con tante volontarie che si danno da fare per cercare di raggiungere i nostri diritti, stanno cercando di portare avanti questa battaglia, perché poi alla fine siamo delle guerriere sotto ogni punto di Cioè vista, sia legale che per sanitario. avere maggiore assistenza, Per avere sì. assistenza e per avere informazioni, sì, assistenza perché è una malattia costosissima, è una malattia che economicamente per le cure soprattutto, Impegnativa. sì, impegnativa anche a livello specialistico, perché non puoi fare una semplice visita dal ginecologo, ma devi andare alla ricerca del ginecologo specializzato Chiaro. in neurologia pelvica, in Chiaro. riabilitazione pelvica, cose che purtroppo qui in Sicilia non esistono. Parlo Chiara, anche di questo. parliamo anche di questo, lo facciamo vedere perché siamo qua anche per Sì, questo è un questo. evento a cui tengo particolarmente. Io sono, diciamo, una simpatizzante di questa associazione che è l'APE, è un'associazione nazionale che appunto è la, diciamo, tra virgolette, la principale in Italia che
che si occupa più che altro anche delle battaglie burocratiche. Sono state loro che hanno parlato con il ministro, sono state loro che hanno bussato alla porta del Parlamento per ottenere qualche risultato. 8 emendamenti sono stati votati da pochissime settimane, si spera che passino e si spera più che altro che questa malattia finalmente faccia parte dei LEA. Quindi ci sarà un incontro importante? Questo evento sì, questo evento a livello nazionale che è il 18 giugno a Cattolica, appunto si chiama Accendiamo l'informazione. Hanno anche creato un'applicazione dove chiedono a noi donne di creare energia, un'applicazione su iPhone, dove appunto smuovendo il proprio cellulare si riesce a ricaricare di batterie e quindi dare energia all'evento. In questo evento ci saranno ovviamente i migliori specialisti in campo, anche a livello europeo, perché ci sono dei chirurghi in Italia, soprattutto al nord, che fanno tanta ricerca sull'endometriosi, ricercati in tutta Europa. Ricordo anche che il numero delle donne invece in Europa sale sopra i 9 milioni di donne, quindi noi immaginiamo queste 9 milioni di donne, 3 milioni di donne qui in Italia, che ogni mese avrebbero bisogno di quei 3 giorni, 4 giorni per stare a casa e non ce li hanno, quindi perdono il lavoro, perdono anche molte volte la propria vita privata e anche quella sociale soprattutto. Senti, da oggi diciamo al 18 giugno dobbiamo fare in modo di sensibilizzare quante sì. più persone possibile. Innanzitutto sì, io e quindi magari lanceremo una possibilità di sì, una foto, semplicemente una foto con questo, diciamo, con questa nuvoletta fucsia, che è praticamente il colore dell'associazione, che è quindi rappresentante la categoria comunque dell'APE e soprattutto dell'evento Accendiamo l'informazione. Semplicemente io invito non solo le donne, perché noi donne siamo molto più sensibili in campo di più che altro su queste malattie, ma invito anche gli uomini, perché il sostegno maschile è fondamentale come in tutte le situazioni che coinvolgono le donne. Perché alla fine non voglio andare oltre, ma si parlerebbe di tanto, ma voglio che siano gli uomini soprattutto a fare una foto e a ricaricarci per il 18 giugno. Allora ne facciamo una subito, sì. Insieme, così. Mad è il nostro primo uomo da girare, eh? Che... Diciamo facciamo subito, clic.